prima che non lascia un po' i punti di questo appuntamento, perché è quello che uno sogna, no? Vorrei tranquillizzare questi tifosi che le forze in me si sono triplicate, perché purtroppo, meno male, perché io nella vita ho sempre avuto questo carattere, che più le cose si mettono male e più mi si rafforza la volontà di voler fare e raddoppiare gli sforzi. Io posso assicurare questi tifosi che se dovesse dipendere da me, assolutamente no. Io scriverò il calcio Modena, gli darò una struttura nuova, questo senz'altro, parecchi pagheranno e questo mi sembra che sia il minimo che si possa fare per ristrutturare una società da nuova, insomma. E per adesso non mi voglio far trasportare dallo sconforto, ma voglio dire solamente che in settimana mi metterò in contatto anche con le autorità politiche per sapere anche il loro pensiero, per conoscere anche la loro volontà. Io sono sempre stato lontano dalla politica, io sono un uomo di sport e rimarrò un uomo di sport, quindi su questo non ci piove, però dobbiamo rivedere molto. Se arrivasse qualche proposta di rilevare il Modena, se il Modena dovesse andare in mano che garantissero un futuro a Modena di grande livello, io sono il primo a dare anche una mano di dar via al Modena. Non sto nel Modena, però se ci rimango io devo dare una struttura per ritornare su, cercare di tornare su il prima possibile e dare praticamente quelle strutture che poi ci faranno vedere il futuro in un'altra maniera. Sicuramente qualche avvicinamento anche societario ci sarà. Anche perché il Modena è successo con grande dignità, gli oltre 800 tifosi che erano in curva hanno cantato fino all'ultimo, hanno chiamato la squadra sotto la curva, hanno alzato in alto i vissini, la maglia è importante. Queste sono le cose che ti fanno decidere, queste sono le cose che ti fanno decidere a vincere, perché noi abbiamo delle cose stupende, eccezionali, anche quelli che credono contro me, perché io so che loro non sono in malafede, ma sono stati in qualche modo indirizzati nel dire queste cose, perché hanno messo in giro delle voci che praticamente io parlavo con qualcuno di loro e mi sono accorto che questi sono i veri tifosi, sono quei puri, quelli che credono a una minima cosa che possa attaccare in Modena. Per loro è una ferita, per loro è un nemico. Io spero che infatti poi gli diano la risposta che loro cercano, perché alla fine si devono solamente dire: rientro fino adesso, cosa fare? Scusate, ma assolutamente non va in fallimento. Cioè, ci sono tutte quelle cose che vorrei che questi ragazzi ci pensassero un attimo. Per il resto vorrei darvelo un messaggio molto preciso. Diffidate assolutamente, e vi prego a voi della stanza, tutti questi pseudo cordate, ci sono cordate a destra, cordate a sinistra, cordate ogni settimana c'era una cordata, e guarda caso sempre prima che in una partita importante, le voci che capita appena in Modena, queste sono e gente che non vuole
bene a Modena, non vuole bene a Modena, queste sono le cose che devono rimanere presenti, assolutamente. Quindi se qualcuno si vuole comprare il Modena e viene con delle intenzioni serie, ha il tempo di farlo, ma differentemente si tolga dai piedi e non parli più del Modena, perché Antonio Caliendo nel momento che dirà e deciderà di rimanere a Modena e ricostruire il Modena, non c'è niente da fare e non si permettono più di mettere in giro una voce, perché comincerò con uno studio d'avvocati a far perseguitare tutti e li denuncerò proprio perché mi fanno dei danni. Parole chiare, mi sembra, Alessandro. Quello che voglio chiedere anche al Presidente, poi del futuro del Modena noi ritorneremo, perché veramente abbiamo centinaia di messaggi. Non attacchiamoci troppo all'episodio di stasera, perché la stagione è stata disgraziata, però mi sembra che stasera davvero il direttore di gara abbia fatto cose al di là forse di quelli che possono essere gli errori arbitrali. Se fosse stato solo questa sera noi avremmo almeno 60 punti, se fosse stato solo stasera. Ma è una conseguenza che noi abbiamo da tanto tempo. Io mi sono sempre, ho mandato una scheda giù al nostro al presidente Farino, io l'ho mandata al mio presidente della Lega, il quale lui l'ha passata poi di conseguenza a Farino, con tutti gli episodi che sono stati tutti elencati, filmati, elencati, specifici. Quindi alla fine hanno fatto orecchie da mercato, ci mandano poi un arbitro che un tipo Barracani, tanto per fare un nome, dove per la prima volta io vedo arbitrare in un modo veramente perfetto, ok? Io ho fatto i complimenti a lui, a Farina, a tutti quanti, nonostante poi alcuni arbitri che abbiamo perso, come quello contro il Cagliari, cioè questo qui che ci ha arbitrato anche contro il Cagliari, mi sembra, non lo so, non mi sembra, non mi ricordo più, a questo avviso, cortesia, scusi se ho fatto il nome, onestamente, cioè portare un rigore a 3 minuti dall'inizio e spellere un giocatore, io gli avevo chiesto scusi, mi faccia ritirare la squadra, è inutile che la giochiamo, perché mi ha squalificato, cioè mi ha mandato fuori. Quindi la sua intenzione era quella di tirare la squadra a quel punto, perché veramente agli occhi di tutti è sembrata clamorosamente sbagliata. Ma l'abbiamo già visto contro il Trapani, ma io perché la mia squadra devo subire e devo vedere che prende 4-5 gol come se fosse perché io gioco in 9 o gioco in 10? Ma stiamo a scherzare, allora preferisco perdere 3-0 a tavolino invece di prendere 5 gol, o no? Perché è facile giocare con 2 in meno, no? Per le altre squadre. Se così, guardi, non mi sono mai lamentato, ma stavolta si è raggiunto proprio il massimo. Ormai il bicchiere non ce la faceva più. Allora, sentiamo Alessandro Iori da studio, perché veramente stiamo ricevendo centinaia di messaggi.